Eccoci qua ragazzi in un nuovissimo video di Cucina Spicciola. Oggi andremo a fare una ricetta sempre romana, perché appunto mi ha scritto uno di voi, appunto credo un fan. Abbiamo già l'impasto pronto, quindi non vi farò vedere proprio come si fa l'impasto, quantomeno non in questo video, magari in futuro vedremo. E appunto me l'ha mandata un fan di voi che ha un'azienda, da quanto mi ha spiegato, dove appunto fa queste cose, le confeziona e le spedisce tramite Amazon. Quindi vi lascerò qui sotto in descrizione tutti i link del caso. Sappiate che semplicemente me li ha mandati a gratis, non è che mi ha pagato per dirvi che sono buone. Anzi, ora appena le assaggerò vi dirò pure se sono buone o non sono buone. E sono appunto queste qua, come vedete. Ve le faccio vedere adesso, qui. Ora appena le apro magari le vedete meglio. E sono già fatte, già bellissime, incredibili, wow. Esatto, appena sono arrivate le abbiamo messe subito in frigo, perché appunto è un impasto precotto che va comunque messo in frigo, perché sennò va male. Quando appunto lo comprate o lo consumate nell'arco di 3 giorni, comunque congelatelo e lo scongelate quando lo volete mangiare. Comunque sia, ringrazio tantissimo l'azienda che mi ha appunto fornito questa pinza romana, che quando me l'ha detto mi ha detto: ti interessa appunto la pinza romana? Io gli ho detto sì. Cosa è? Cioè, io pensavo che fosse la pinza con la Z, quella che uso io per mescolare nei video, no? Invece no, perché con la S è pinza. E infatti ho detto, ma forse ha sbagliato a scrivere. No, no, non ha sbagliato, si chiama proprio così. Eri tu ignorante. Ero io ignorante. Detto questo, iniziamo ad elencarvi gli ingredienti, che sono appunto, vabbè, la pinza già ve l'ho fatto vedere, ma ora ve la faccio vedere meglio. Poi le farò condite comunque, diciamo, come una normale pizza, ma si può condire in tantissimi altri modi. Noi useremo ora il pelato di pomodoro, circa 800 grammi, ma ho visto molti video su YouTube dove addirittura la fanno senza pomodoro e la fanno in altri modi, tipo focaccia o robe simili. Sì, usano veramente tanti vari ingredienti, tipo carciofi, salmone, lo possono fare, sì, come esatto. Piace. È un po' a gusto vostro, esatto. Questo. Siccome io la preferisco, c'è sempre la base pizza che sarebbe pomodoro, mozzarella, io la amo, quindi l'andrò a mettere pure qui perché la preferisco io personalmente. Però farò anche un'altra versione, anche se comunque ce la metterò con la salsa. Però nell'altra versione, al posto di fare con solo mozzarella, salsa e salame, l'altra versione sarà con salsa, mozzarella, prosciutto crudo e scaglie di grana appena sarà cotta. Quindi appunto già vi ho nominato gli ingredienti, ve li faccio vedere pure. Mozzarella, quanto basta, raga, non vi dico le quantità. Scaglie di grana, sempre quanto basta. Ma io non le vedo se scaglie. E facciamo dopo le scaglie. Poi un po' di prosciutto crudo e un po' di salame Milano. Poi se volete salame ungherese va bene pure, o salame Napoli va bene pure. È torinese? Non so se c'è il salame torinese. Magari c'è pure. Poi qualche foglia di basilico per condire la salsa, un po' di olio extravergine di oliva, sempre per la salsa e anche per metterlo sopra la pinza, un po' di origano, sempre per la salsa, sale e pepe, sempre per la salsa. Abbiamo capito. In poche parole, tutte cose servono per la salsa, giusto perché la dobbiamo ancora condire. Quindi, detto questo, partiamo con la ricetta, che di per sé è un po' già fatta perché l'impasto ce l'ho già pronto. Però partiamo subito facendovi vedere l'impasto, cioè a guardarlo mi sembra veramente bello. Unboxiamo la nostra pinza romana. Quindi, come vedete qua c'è scritto pinza romana, quindi presuppongo sia romana. Se poi non è romana, pazienza. Adesso andiamo ad aprire in un modo molto incredibile. Ok, oddio l'odore, raga. Che odore fa? Che bello odore. Fa odore... what? Vabbè sì, perché da quanto ho visto dalla preparazione si ci mette tanta farina, quindi probabilmente questa è tutta la farina. Oppure sabbia. Sì. Comunque, come vedete, è molto bella. Cioè, ha un impasto molto wow, è soffice. Sì, sì, è bellissimo. È tipo focaccia l'impasto. Non è focaccia, però è molto tipo focaccia. È figo, è figo. Adesso io li esco tutti perché così ce li ho pronti. Togliamo tutta questa farina in eccesso. Comunque, se volete sapere il prezzo, ve lo metto con l'editing. Al momento non ce lo ricordiamo. Esatto. Anche perché, come vi ho detto, me le ha mandate a gratis. È stato gentilissimo. Sì, sì, lo apprezziamo veramente tanto. Anzi, se magari qualcuno di voi ha un'azienda e mi vuole fare provare qualcosa, come in questo caso che confezionate e lo potete spedire, non è nessun tipo di problema, lo mandate, vi faccio il video, vi metto pure il link in descrizione se volete. Io in realtà non lo so se ci va tolta la farina, ma credo di sì. Poi se non va tolta mi offendete qui sotto, va bene?
mi raccomando. Comunque, se capitate di sentire le urla di mio fratello è perché il live fa bordello. Detto questo, iniziamo subito con l'andarle a condire. Comunque, sono 9 di questa dimensione qua, che sono abbastanza enormi. In caso, ne comprate una confezione, vedete com'è, spero che vi piacciono. Detto questo, partiamo subito col condirle. Quindi prendiamoci la salsa, che non è condita, quindi in realtà no, non le dobbiamo condire, dobbiamo condire la salsa. C'è un po' di farina in giro delle cose che no? Esatto. Quindi sale, un po' di origano, un po' di basilico, questo qua ce lo taglio io un po' io con le mani, in questo modo, e per ultimo un po' d'olio. Mescoliamo il tutto. Quindi procediamo con l'andare a condire la nostra pinza romana. Ci mettiamo un po' di salsa. Ok. Comunque vi ripeto che se volete la potete infornare anche senza la salsa. Ci mettete semplicemente un po' d'olio sparso in tutta la vostra pinza, la infornate e la condite come vi pare dopo che è quasi cotta. Poi la rinfornate per l'ultimo minutino ed è pronta. Quindi adesso ci andiamo a mettere la mozzarella. La facciamo bella piena di mozzarella perché deve essere bella bella bella. Certo, non poteva essere brutta. Certo, perché se era brutta mica la mangiavamo. Appunto. Vabbè, me la per dire, no? Cioè, tu devi sempre fare cosine, no? Cioè, boh, io non lo so. Una volta che l'abbiamo riempita bella bella di mozzarella, gli andiamo a mettere il salame. Vi ricordo che questo è optional. Se volete ci potete mettere il prosciutto, ci potete mettere Giacomino, ci potete mettere il vostro amico di fiducia. No, okay. Bella con l'amico. Poi mi raccomando, l'amico non lo fate lavare, sempre per un mesetto circa, così è pure un po' stagionato e ci lascia un bel sapore nella vostra pinza. Una volta arrivati a fare questo, l'abbiamo riempita bella bella di salame. Comunque se volete io ve la sto facendo così a fette sane, perché di per sé mi piace di più. Comunque la potete fare tipo pure con i funghi, con i carciofi, cioè come condite la pizza, condite la pinza. Con gli ippopotami. Sì, perché è famosissima la pizza al ippopotamo, raga. Non la conosci tu? Buona. Arrivati a questo punto la possiamo andare a infornare, però prima condiamo le altre. Quindi procediamo con la seconda pinza. Mi fa ridere che si chiama pinza perché non la potevano chiamare pizza, gli hanno detto pinza. Ma però la potevano chiamare pizza romana, non l'ho capito. Io boh. So. Cioè non ha nemmeno la forma di una pinza. Esatto, non è una pinza. Vabbè, è una focaccia, non è una pizza. Focaccia romana. Comunque adesso andiamo a mettere la salsa in tutta la nostra pinza. Andiamo a mettere adesso di nuovo la mozzarella pure in questa. Questa qua è quella con che dobbiamo fare col prosciutto crudo. Ma il prosciutto crudo e le scaglie di parmigiano le dovremo mettere dopo. Quindi di per sé la dobbiamo infornare con solo la mozzarella. Così in questo modo vi faccio vedere pure se che la potete fare margherita. Anche se dopo diventare un'altra pizza, però se la fate margherita è così. Ho detto un'altra pizza, no? Un'altra pinza. Non si dice pizza. Pinza. Si offendono. Comunque vi specifico già da subito che si può mangiare di questa ricetta, non lo andrò a fare perché sprecare tutto un impasto, esatto, per andare a fare si può mangiare non c'è è motivo. È proprio uno spreco, è mancanza di rispetto a quello che ce l'ha inviato. Esatto. Ogni tanto mi arriva un'offesa dicendo che spreco cibo. Quando faccio si può mangiare faccio circa 30 grammi di pasta, ma anche meno, a volte ho fatto 20 grammi, quindi sono due forchettate. Capisco che è pur sempre uno spreco, ma sono due forchettate, raga, non faccio quantità così incredibili che potete chiamarmelo spreco. Che comunque poi tuo fratello se li mangia, quindi di per sé non è uno spreco. Appunto, a parte quello, perché di solito non buttiamo via niente perché mio fratello è un patto. E comunque vi ricordo pure che quando mangiate, magari voi nel piatto, dopo che finite di mangiare, molti, non dico tutti, ma lasciano dei pezzi di pasta nel piatto. All'incirca io quello butto, posso buttare quei 20 grammi di pasta che voi buttate ogni giorno quando non la mangiate tutta. Quindi lamentatevi con voi stessi, non lamentatevi con me. Quindi anche questa qua è pronta, che adesso la dobbiamo andare a infornare dopo mettere prosciutto crudo e scaglie di parmigiano. Quindi le inforniamo e ci vediamo dopo. Ragazzi, le abbiamo tolte dal forno. Comunque le infornate a 300 gradi per 5 minuti. Se avete un forno che non arriva magari a 300 gradi, fate 250 gradi per 10 minuti e vi vengono uguali. Comunque adesso andiamo a condire questa, come vi ho detto prima, con prosciutto crudo. Ovviamente comunque l'ho cotta in forno a legna. Se non avete il forno a legna va bene uguale. Ci andiamo a mettere quindi un po' di prosciutto crudo e ci andiamo a fare pure le scaglie di parmigiano. Le facciamo prima qua le scaglie, così magari mi escono meglio. Sono pronte per andare all'assaggio. Passiamo all'assaggio. Che?
È la pinza. La pinza romana. Comunque l'impasto me l'ha mandato un fan. Vai. Ma veramente? Sì, vai. Ma sei serio? Sì, sì, vai. Cioè, raga, spettacolare. La taglio? Sì, vai, te la puoi tagliare. Posso andare? Emozionato. Ed è la pizza romana, la pinza. No, no, non è. Si chiama pinza. Pinza romana. Assurdo. Signore, la vostra? Che bella croccante, eh? No, vabbè. Che mi dici? Si sente che non è nostra. La consigliamo comunque questa. Assolutamente qua. Sì. Infatti non è minimamente una consistenza nostra, ma è buonissima. In descrizione comunque vi lasciamo appunto il link per acquistarla. Se la volete acquistare, lo stesso identico impasto. No, raga. Ah! Molto buono. Ancora adesso molto buono. Molto buono, vero? E poi c'è questa. Molto buono, questa signori col salame. Molto buono, molto buono. Raga, a me sta venendo una fame, non avete idea l'odore che c'è, ancora non l'ho assaggiato. Molto buono. Comunque è bella croccante rispetto alla pizza nostra, c'è noto da come la taglia. Vediamo com'è. Signori, vediamo se è molto buono. Molto buono. È moltissimo buono. Poi col salame, raga, noi amiamo il salame. Lo metteremo ovunque, anche nel latte. Latte e salame. Con i cereali. Attento. Comunque è arrivata pure bella calda, eh. Mi stai facendo. In ogni caso, raga, ve la consigliamo questa perché è veramente buona. Adesso scendiamo perché in realtà io ve la consiglio solo dall'odore. Adesso andiamo ad assaggiare. Comunque mio fratello ve la consiglia, ma diciamo che lui ormai mi hanno scritto sotto nei commenti di Cucina Spicciola, ma ormai non gli chiediamo più a tuo fratello dopo quello che si mangia e si può mangiare. Quindi non sei più credibile. Hai perso la tua credibilità quando dici è buono. Ma adesso ve lo diciamo io a mio padre. Adesso lo facciamo assaggiare a mio padre, che comunque le ha infornate lui, quindi sa che cosa è. Sa che me l'ha mandata un fan. Quindi so che sono buone. No vabbè, non l'hai assaggiata però, no? Vabbè, ma bene o male già si vede, già a me. Sì, da come cosa guardando è spettacolo. Cioè loro la fanno praticamente e la vendono già così, con mezza cottura. In questo caso loro sì, non so altri posti. Questa azienda che me l'ha mandata sì. Ci prendiamo un pezzettino e assaggiamo. Che bollente. No, ci lasciamo la lingua. Ragazzi, è a 300 gradi. Assaggiamo l'altra intanto, ragazzi. Mamma mia. Forse è meglio. Che questa qua già ha raffreddato un minimo. Che questa con prosciutto crudo? Sì, quella con prosciutto crudo è scaglie di grana. L'impasto è buonissimo. Un condimento poi, madonna. Buonissimo veramente. È spettacolare. Ma come sarebbe pane? È più croccante, sì. È più saporito, un sapore più intenso dell'impasto. Che squisita, raga. Non possiamo dire sicuramente che è più buona della pizza o più brutta della pizza. Sono due cose distinte e separate, che secondo me è da provare. No, ma è spettacolare comunque. Sono diverse, ma entrambe spettacolari. Buona, buona bene. Quindi assolutamente consigliate. Noi ci rivedremo ad un prossimo video e ciao. Ciao ragazzi, e compratela perché è buona. In ogni caso ragazzi, se magari la comprate e la provate, mandatemi le foto su Instagram, sempre in direct, che mi fa piacere. Noi ci vedremo ad un prossimo video e ciao.